Posso portarlo a cena? Sì, dai, mamma. Quello che so sull'amore, il terzo film americano del regista Gabriele Muccino, sbarca nelle sale italiane dal 10 gennaio. Secondo il regista romano, la pellicola, che racconta la storia di un ex calciatore che si trasferisce in Virginia per recuperare il rapporto col figlio e l'ex moglie, non è stata pienamente capita e per questa criticata dal pubblico americano, perché è abituato a un altro genere di commedie romantiche. Il pubblico che va a vedere una commedia in America non è preparato a nessun cambio di rotta. Le nostre più belle commedie sono quelle che virano verso il dramma e in America non è mai stato contemplato. Il film è anche uno spaccato della vita di una cittadina della provincia americana che verrà scombussolata dall'arrivo dell'affascinante ex calciatore interpretato da Gerard Butler. Vedi quello che succede a Gerard Butler nella sua vita quotidiana, supera l'immaginazione e diventa lunga quello che vedi nel film. Io dico non ho mai visto uno del genere. Le donne letteralmente ritratto fisicamente. A fare da sfondo del film è il gioco del calcio, uno sport che sta diventando sempre più popolare oltreoceano. Ma quello che noi pensiamo del calcio in America in realtà è fermo ad alcuni anni fa. Oggi il calcio sta diventando molto popolare in America. Sì, no, ragazzi e ragazze giocano comunque squadra insieme. Quindi in realtà uno sport che aggrega più di altri.